Il nome di Pietro Bembo non è altrettanto noto rispetto a quello di Dante, Petrarca e Boccaccio, ed è naturale che sia così perché mentre i tre che ho citato sono dei grandi scrittori, l'importanza di Bembo non è nell'eccellenza della sua arte, ma piuttosto nel suo influsso nell'Italia letterata dell'epoca. Chi era Pietro Bembo? Era sostanzialmente un umanista. Siamo tra fine 4 e prima metà del 500 e ha avuto il merito, l'importanza notevole di reinventare, possiamo dir così, l'italiano, imponendo come modello il modello del fiorentino antico. Non è un caso forse che proprio nel 500 noi assistiamo alla descrizione, la codificazione di altre grandi lingue europee. Nel 1492, l'anno della scoperta dell'America, un grande grammatico spagnolo, il Nebrija, scrive una grammatica spagnola in cui esalta il ruolo dello spagnolo, del castigliano, come compagno dell'impero, come lingua che serve alla diffusione dell'impero spagnolo. E verso la metà del Cinquecento abbiamo la prima grammatica del francese moderno. Bembo dunque si inserisce in questo sfondo, ma la sua promozione del volgare avviene come conseguenza della sua appartenenza al movimento umanistico, quindi di grandi letterati che avevano nel latino il loro abituale veicolo di espressione. A proposito del latino, Bembo non fa altro che condividere la opinione dominante che il latino classico abbia in Cicerone il suo modello di prosa, in Virgilio il suo modello di poesia. E Bembo applica questo criterio al volgare, individuando rispettivamente in Petrarca il modello dell'eccellenza poetica e in Boccaccio il modello dell'eccellenza prosastica, in particolare nel Boccaccio delle parti del Decamerone che forse a noi oggi piacciono meno, cioè le cornici, le parti introduttive, perché di fronte al realismo dei dialoghi Bembo, raffinato umanista, resta un po' in disparte. E resta in disparte del resto anche per quanto riguarda Dante, che ammira ma con qualche riserva. Il suo ideale di poeta è quello rappresentato da Petrarca. Queste idee Bembo le esprime in un dialogo conosciuto come Prose della Volgarlingua, pubblicato nel 1525. E la idea fondamentale è che la lingua da proporre deve essere una lingua destinata ai posteri e quindi non riflettere il parlato corrente, è una lingua letteraria, è una lingua che si proietta nel futuro. Bembo del resto aveva avuto modo di esprimere queste sue scelte linguistiche anche nella sua veste di consulente editoriale, come oggi diremmo, del massimo editore dell'epoca attivo a Venezia, cioè Aldo Manuzio. Insieme con Manuzio Bembo aveva realizzato delle edizioncine di classici, in particolare Dante e Petrarca, le cose volgari di Petrarca, traduzione del Rerum Vulgarium Fragmenta, che hanno molta importanza perché Bembo cerca di ricostruire, e lo fa con notevole scienza filologica, di ricostruire la lingua originaria di Petrarca. Questa iniziativa editoriale di Bembo suscita molte imitazioni, molti sono i grammatici che si dedicano a restituire la lingua di testi antichi, e ha una importanza notevole proprio nella codificazione del tipo di lingua che si afferma. Nelle prose della Volgarlingua si esprime anche un personaggio, Giuliano dei Medici, esprime anche i diritti del fiorentino
contemporaneo. È una posizione che, per la quale noi oggi tenderemmo forse istintivamente a simpatizzare, ma era in realtà una scelta, sarebbe stata una scelta chiusa, una scelta circoscritta, proprio un modello che non si riconosceva in nessuna lingua parlata realmente in una singola città o in un singolo stato regionale, diede a questa proposta del Bembo la forza di presentarsi in tutto il suo potere di modellizzazione. E Bembo, la linea del Bembo, infatti, si affermò e l'italiano che noi oggi parliamo è paradossalmente molto più vicino all'italiano del 300 che non a quello del 500. Se noi apriamo una pagina di Boccaccio e una pagina di Machiavelli, vediamo che la lingua di Machiavelli, per singole scelte grammaticali, è una lingua più distante da noi, nonostante che Machiavelli sia più vicino a noi, proprio perché l'italiano che si è affermato è un italiano arcaizzante, vicino dunque al Boccaccio, molto di più di quanto non sia a Machiavelli.